limpida vittoria della Fiorentina a Napoli per 3-1. Prima e dopo la partita, gli sportivi napoletani hanno applaudito l'allenatore Pesaola, che per la prima volta sedeva al San Paolo sulla panchina avversaria. La giornata negativa di Altafini, ancora sofferente a una gamba, ha decisamente ridotto la capacità offensiva del Napoli, oggi in maglia bianca. Nella fase iniziale, gioco prudente delle due squadre, con poche ma pericolose folate condotte specialmente da Chiaruggi da un lato e da Barison dall'altro. Ecco due consecutive e sfortunate azioni dell'ala sinistra partenopea. Quindi, sotto la spinta di un eccellente De Sisti, l'attacco della Fiorentina crea ripetute minacce alla rete di Zoff e al 37esimo realizza il primo gol. Intercettata un'incursione napoletana, Rizzo avanza libero e dopo aver finto un passaggio fa partire un bolide da 25 metri che sorprende il portiere napoletano. Meno di due minuti dopo, la seconda segnatura dei Gigliati. E ancora Rizzo che imposta l'azione, scambia con Maraschi e, anticipando l'intervento di Guarneri e Micelli, supera Zoff con un pallonetto. Amareggiati, i tifosi dei distinti ammainano la bandiera della società azzurra. Manca l'attesa reazione del Napoli nel secondo tempo e sono anzi gli ospiti a menare la danza. Al nono minuto essi arrotondano il risultato con un violento tiro di Maraschi liberatosi di Guarneri. Finalmente anche Superchi è chiamato al lavoro e in un paio di occasioni è costretto a uscire di pugno o a parare fortunosamente in due tempi su tiri di Canè. È proprio Canè che al 24esimo rende meno amara la sconfitta. Ricevuta la palla da Altafini, il brasiliano inganna Superchi con una bella spaccata. Azioni alterne nell'ultimo quarto d'ora e debole pressione dei padroni di casa nonostante l'ingresso di Sala al posto di Altafini.